sua presidente, nuova tappa di avvicinamento all'obiettivo finale che è la promozione. Sì, andiamo a Marsala consapevoli di affrontare una squadra che deve salvarsi e che farà di tutto per appunto far sua la partita. Noi speriamo di poter ritornare con un risultato favorevole in modo da appunto mettere una serissima ipoteca, direi, sul discorso promozione. È chiaro che guarderemo anche ai risultati delle nostre dirette inseguitrici, perché anche loro hanno delle partite che sono difficili. Ricordo che il San Giovanni e la San Cataldo sono tutte le squadre che lottano per la salvezza, quindi da ora in poi nessuna partita sarà facile, né per noi né per gli altri. Quindi io mi auguro di tornare appunto con un risultato positivo affinché possiamo mettere appunto una seria ipoteca sul discorso Serie D. Abbiamo visto che il Marsala si è piuttosto rinforzato rispetto al girone d'andata, ha fatto delle belle partite anche contro Valcamo, che è una squadra che noi vedremo qui prossimamente, e magari meritava di vincere, però gli ha dato abbastanza filo da torce, quindi si prevede che certamente l'accoglienza per l'Agres, sia perché è una capolista, sia perché loro giustamente devono tentare di salvarsi, ci sarà aria piuttosto calda magari dalle parti massali. Ma sicuramente ci sarà aria calda, perché come dici bene tu, la squadra deve salvarsi, noi però dobbiamo vincere il campionato, quindi le cose alla fine si possono anche equivalere, però dico, noi sicuramente andremo a Marsala per giocarci la partita e per, come dicevo poco fa, portarci il più risultato positivo possibile. È chiaro che il Marsala negli ultimi tempi si è rafforzato e proprio in vista appunto della salvezza, perché Marsala è una società blasonata, ed è chiaro che è già il campionato eccellente gli può stare stretto, però addirittura l'eventuale retrocessione sarebbe appunto una grande beffa per una società blasonata come Marsala. Sì, l'ambiente sarà caldo, noi sicuramente scenderemo in campo concentrati con la massima attenzione a questa squadra, quindi speriamo bene. Allora, mister, la squadra è abbastanza concentrata, pronta per affrontare la prossima sfida, state per partire per il ritiro? Sì, oggi pomeriggio mi sembra logico, sia per l'importanza della gara che riveste e sia per la strada, che è un tragitto abbastanza tortuoso per le curve, e quindi automaticamente allunghiamo più di un'ora e mezza di strada, e quindi non possiamo partire domani mattina per i motivi che ho già citato, quindi dobbiamo cercare di essere sempre nelle migliori condizioni per affrontare una gara. La squadra in settimana ha lavorato abbastanza bene, abbastanza concentrata sull'obiettivo che dobbiamo raggiungere, che ci siamo prefissi all'inizio di campionato. Sappiamo che abbiamo delle partite importanti, anche perché noi per primi vogliamo regalare alla società, vogliamo regalare al, se di regalo possiamo chiamare, anche perché siamo dipendenti dalla società e quindi è il nostro lavoro, però sicuramente vogliamo regalare questa gioia, questa soddisfazione principalmente ai nostri tifosi, che ritengo che sono dei tifosi magnifici, unici. E ci sono altri aggettivi che non mi metto qua a continuare a dire, per quello che ci trasmettono non solo durante la partita, però durante la settimana, per l'affetto, per la passione che mettono nei nostri confronti, che a volte ti fanno venire pure la pelle d'oca. Quindi noi il prima possibile vogliamo regalare questa gioia, che è quella della promozione. Sappiamo che ancora c'è tanta strada da fare, abbiamo di fronte domenica una squadra, il Marsala, che sicuramente venderà a calare la pelle, anche perché per obiettivi opposti cercheremo tutte e due squadre di portare a casa un risultato importante per gli obiettivi già citati. Quindi dobbiamo cercare di prepararci, ci siamo preparati al meglio per questa partita, e quindi anche il pre-gara dobbiamo cercare di farlo nel migliore dei modi, perché sappiamo che è una sfida molto importante e decisiva. Rientra Pepperosa domani? Sì, per quanto riguarda i disponibili abbiamo tutta la rosa disponibile, tranne Morgana, anche se in settimana
Morgana ha lavorato con la squadra, stamattina ha partecipato alla partitina, Rosa è rientrato a tempo pieno, ha fatto pure la partita a tutto campo del giovedì, quindi abbiamo fatto tutte le verifiche sia da un punto di vista mediche e principalmente abbiamo fatto le verifiche sul campo e Peppe Rosa sarà dei convocati, ma vi farò avere la lista dei convocati così avete pure i 19 convocati che partiamo per Marsala, quindi diciamo che abbiamo la rosa quasi al completo al 99%. Chi teme del Marsala, mister, principalmente? Ma io per mia abitudine di solito non temo gli avversari, li rispetto, penso che devono essere loro a temerci, poi ripeto, alla fine si affrontano due squadre di buon livello, anche perché il Marsala non è quello dell'andata, ma sicuramente dispongono di giocatori di valore, Fina, Bonino, Pirrone, Gimò, Porto, cioè hanno giocatori sicuramente comparati, quindi hanno giocatori abbastanza importanti per la categoria, gente che ha militato pure in Serie D, quindi voglio dire una squadra abbastanza tosta, ma poi principalmente per lo spettacolo la cosa che temo di più è il fondo campo, che sembra che non sia nelle migliori condizioni. Vabbè. Tenuto fuori, con quale stato d'animo? Perché uno ha il rapporto col giocatore tutta la settimana. L'allenatore deve essere freddo in questa cosa. Non si può fare prendere dalle sconfitte, non si può fare prendere dalle vittorie, non si può fare prendere da nessuno. Deve essere molto freddo, glaciale nelle scelte, perché se ti fai prendere da un qualcosa, allora significa che non puoi fare questo lavoro. Questo è sempre il mio pensiero, giusto? Quindi, le scelte sono dettate dall'avversario. Sono dettate dalla settimana di lavoro, sono dettate dalle caratteristiche dell'avversario, perché io come allenatore guardo pure la squadra avversaria e quindi a volte ci sono delle caratteristiche, però penso che l'allenatore mette in campo per una questione proprio di onestà mentale, verificando il lavoro della settimana, lo stato psicofisico, e verifica e manda sempre in campo la migliore formazione, non perché gli altri non siano bravi, ma principalmente perché per quella partita pensa che quegli 11 che manda in campo sono i migliori. A volte non ci azzecchi, perché magari quando fai un cambio, no? Tu pensi di fare la partita in un modo e poi magari il cambio ti porta a dire, poi giustamente voi che siete giornalisti raccontate la partita, quando vi limitate a raccontare la partita a volte fate anche altre dite altre cose, commenti tecnici dove non avete studiato questo mestiere, però li fate, perché non è una polemica, è un mio pensiero, no? È come se io pensassi di scrivere un articolo e non so da dove si inizia. Quindi, la stessa cosa è fare l'allenatore. La mia non è polemica, è il mio pensiero, il mio pensiero, che dico, ma le scelte vengono fatte perché l'allenatore deve essere freddo e non si può fare prendere né dalle sconfitte, né dalle vittorie, né dai pareggi, né da nessun tipo di situazione.